Momenti diversi per Mobiliare Odor Viadana, ma stessa necessità, fare punti. Padrone di casa all'ultima spiaggia, riproposta la stessa formazione che ha clamorosamente battuto la pianese capolista. I biancorossi della Rupe devono fare a meno di Greco, infortunatosi in rifinitura. Rizzolo stravolge quindi tutto e inserisce Orchi, Manoni e rientrante Ricci. Fischio d'inizio e subito primo affondo degli ospiti. Brecca a centrocampo di Proia, che trova in qualche modo Santi. Scarica su Gomez, arriva alla conclusione, ma la palla si stagna davanti a Fontanelli. Condizioni del campo sicuramente non ottime. Poco dopo anche i Mobilieri arrivano al tiro con Sivieri, che serve Nieri, ma la palla è larga. Minuto 7, dal fondo di destra, ancora Nieri, protagonista, stavolta mette in mezzo per Prondi, che di testa trova l'angolo alla sinistra di Marricchi, ma l'Unor Vietano scalda i guanti e manda in calcio d'angolo. Lotta nel fango con zero tiri fino al 17esimo, quando dalla distanza Orchi cerca l'angolino sinistro, ma Fontanelli osserva il pallone scivolare sul fondo. Al 35esimo Ponsacco in attacco, dal fondo di destra palla buttata in mezzo, Sivieri di testa esegue benissimo, ma Marricchi è fantastico in allungo. Tre minuti più tardi Fabri riceve dal limite dell'area, stoppa, si gira e calcia di destro, ma non è ancora tempo per il suo primo gol stagionale. È l'ultima segnalazione di un primo tempo con poche emozioni. La musica non cambia nella ripresa, nel primo quarto d'ora neanche un tiro in porta per entrambe le compagini. Al 17esimo il Ponsacco in fase offensiva reclama rigore su un cross, un fischio arriva ma per il direttore di gara Graziano è simulazione del numero 4 Bardini, già ammonito e perciò scatta il cartellino rosso. Con l'uomo in più prende coraggio l'Orvio Dana, che al 25esimo arriva a calciare con il neo entrato Marsili, ma la sua conclusione è debole. La superiorità numerica per gli ospiti dura poco, appena 10 minuti, perché Stampede, tra l'altro appena entrato, compie un gesto che non piace a Graziano e il 18 viene punito con il cartellino rosso. Al 35esimo Manoni sale sulla fascia destra e riesce a superare un difensore, cede il pallone a Santi che prepara la conclusione, cerca la porta ma non la trova. Sul finire dei 45 minuti, terza espulsione della gara, stavolta è De Vito che rifila un colpo proibito a Ricci e locale in 9 uomini. Nel recupero il Ponsacco in 9 sfiora il clamoroso vantaggio con Panattoni che si fionda su un cross arrivato sul secondo palo, ma Marricchi para. Finisce 0-0, una partita ricca di cartellini ma non di azioni spettacolari, un punto che non serve a nessuno, l'Orvietana rimane in zona playout mentre il Ponsacco trova speranza solo nella matematica. Allora, alla fine ne è venuta fuori una partita dove è stato difficile giocare, anche un po' per le condizioni del campo, però forse la sua squadra è quella che ci ha provato di più e che ha costretto il portiere avversario a almeno due o tre interventi importanti. Rammarico quindi. C'è parecchio rammarico, anche perché oggi, diciamo, posso dire tranquillamente, la partita l'abbiamo fatta noi per tutti i 90 minuti, abbiamo messo alle corde l'Orvietana per tutta la partita. Il portiere è stato bravo in quelle 3-4 occasioni che si sono presentate a noi, ha fatto due miracoli, il primo tempo, una buona parata all'ultimo secondo, ha salvato il risultato e poi siamo stati sempre nell'area dell'Orvietana e l'Orvietana è riuscita a salvarsi sempre con, o ribattendo la palla, insomma, o riuscendo a tirarla via. Noi poco precisi evidentemente nell'ultimo passaggio, però rimane la prestazione, non abbiamo subito tiri in porta. E la squadra si è comprata benissimo proprio per l'atteggiamento avuto durante tutta la partita. Peccato perché è un po' il canovacci tutto il campionato, cioè partite di questo genere non riusciamo a vincere quando invece meriteremo e poi magari a volte con un episodio la perdiamo, con un episodio negativo. Quindi purtroppo anche oggi è andata così. Prendo soltanto il fatto che per la terza volta non abbiamo preso gol e quindi è una cosa positiva. Forse è troppo tardi aver trovato la quadra in questo momento, però mancano ancora diverse partite, quindi punti ce ne sono e il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere perlomeno play-out. Quindi se st'ultime non corrono, magari il terz'ultimo posto può essere ancora... Andiamo a correre più di loro e quello è l'obiettivo che ci poniamo. Abbiamo fatto un'ottima partita domenica a casa della Pianese, proveremo fuori casa a riprendere punti fuori casa, quelli che non siamo riusciti a fare in casa. Allora, lo sapevamo che in una partita come questa c'era poco da stare a guardare il gioco o altro, no? Su un campo così è stata una sorta di lotta nel fango. Poi c'è stato il forfè di Danilo Greco proprio alla vigilia, che ha stravolto un po' tutte le idee che durante la settimana avevi pensato per questa gara. Sì,
Diciamo che sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e in più c'è l'aggravante che non pensavamo di venire su un campo onestamente così veramente impraticabile, perché chiaramente è veramente dura, ma per tutte e due le squadre, quindi è venuta fuori una partita sicuramente sporca, brutta, fatta di episodi. Però non è stato facile, perché queste partite non sono facili, ripeto, né per loro e né per noi, però ci prendiamo un buon punto, una buona gara, non abbiamo mollato fino alla fine. È chiaro che poi dopo l'episodio di Greco ci ha un po' condizionato sulla scelta un po' iniziale e per come volevamo giocare, ma ripeto, probabilmente su questo campo sarebbe stato impossibile con chiunque poter giocare una partita sempre molto sporca, palle lunghe, però abbiamo fatto discretamente bene. In realtà abbiamo visto la rosa a disposizione dà la possibilità di tante scelte, no? Perché noi magari pensavamo, mancando Greco, in qualche altra soluzione, no? Qualcuno aveva pensato almeno altre due o tre soluzioni oltre quella che poi hai scelto. Questo alla fine deve essere un punto di forza, no? No, ma la nostra rosa è attrezzata, che quando poi mancano giocatori è chiaro che possiamo, al di là poi dopo di quello che si esprime in campo, sopperire alla mancanza. È chiaro che quando ne manca uno è un problema, quando cominciano a mancarne due o tre, perché oggi mancava comunque Caravaggi, mancava sempre ormai il nostro difensore Vignati, insomma troppi ne mancavano, ma ormai questa sta diventando una costante, però per fortuna abbiamo la possibilità di poter variare, girare. È chiaro che può cambiare il tipo di gioco, il problema è quando ti succede il giorno prima, insomma. Però ripeto, Urchi ha fatto un'ottima partita, doveva far quello su un campo così, quindi sono comunque soddisfatto. Prossimo match arriva in casa il Poggi Bonzi, che stava perdendo fino a poco fa e quindi insomma rischia di essere una squadra non ancora del tutto tranquilla, però forse è una di quelle squadre che magari lascia un po' giocare di più, no? Ce lo auguriamo, perché abbiamo capito che ormai tanto quando le squadre si chiudono per noi diventa un problema, insomma. Spero di sì, sicuramente comunque sarà una squadra che non può pensare ad essere già salva, perché non lo è, quindi sicuramente verrà da noi e farà la sua onesta partita, sperando che al contrario delle ultime partite possa giocare bene e ci dia la possibilità di poter giocare. Ma al di là di questo, ripeto, è l'atteggiamento importante, insomma. Noi un atteggiamento ce lo dobbiamo avere, sappiamo che dobbiamo lottare ogni partita, dobbiamo fare più punti possibili, perché comunque poi dopo le altre vanno lo stesso, e quindi domenica sarà un'altra battaglia, al di là di come affronterà il Poggi Bonzi la partita. Al di là del campo di oggi, dove era veramente difficile poter riuscire a mettere una palla buona là davanti, torna un pochino il problema del gol, no? Nelle ultime tre partite solo una rete. Ma tanto ormai non è che scopriamo l'acqua calda, le occasioni si creano, si hanno, però a volte la palla non entra, i ragazzi ci si fanno trovare, poi dopo c'è sempre l'episodio. A Trestina ne potevamo far tre, anche domenica scorsa, pur giocando non una partita eccezionale, ma abbiamo avuto le nostre due o tre occasioni. E quindi è chiaro, se andassero dentro sarebbe meglio, non va così, evidentemente arriveranno, speriamo, perché comunque ci servono, e se no lo faremo in un altro modo.